La presidente ricca si sveglia così. Pantofole formali. Ora puoi andare in bagno. No, no, no. Niente abiti formali oggi. Cosa c'è per colazione? Il solito. Piatti da tutto il mondo. Ma prima, le ultime notizie. In diretta, la signorina Kylie, la migliore candidata alla presidenza. Oh no! Ho dimenticato l'intervista. Ma non è troppo tardi per risolvere. Ho un lavoro per te. Ed è una questione di importanza nazionale. Ecco fatto. La presidente ricca può fare qualsiasi cosa. Se necessario, riprogrammeranno la trasmissione. Ottimo! La sosia è arrivata. Prenderà il posto della presidente. Dovrei stare più attenta con gli impegni presidenziali. E questo candidato non ha molti soldi. Ma non è un problema. Questo presidente povero crede in se stesso. Dov'è il mio vestito formale? Sembra a posto. Ma manca qualcosa. Oh sì, la cravatta. Perfetto. Chi sapeva che l'abito del diploma sarebbe tornato utile? Oh, l'acqua sta bollendo. Giusto in tempo. L'incredibile sapore dell'acqua bollente al mattino. Mi dà energia per l'intera giornata. Oh, quasi dimenticavo. Gli esercizi mattutini. 1, 2. Let's go. E ora è il momento di cambiare in meglio il paese. Yeah, baby. Inizierò dalle cose piccole. La macchina è pronta, signorina. Vota per il presidente povero. Yeah. Cerca sempre di aiutare i suoi cittadini. Anche quando finiscono lo zucchero. Il presidente povero può fare molto. Niente panico. Ecco le tue patatine. Il presidente povero è il migliore. È ora di aggiornare i manifesti presidenziali. La presidente ricca ha bisogno di un servizio fotografico esclusivo. Andiamo! Sorridi, signorina Kylie. Ed ecco le prime bozze del manifesto. Oh no! Oh no! È troppo semplice! Deve essere lussuoso ed esclusivo. È un compito difficile. Ma abbiamo un'idea. La presidente ricca avrà un manifesto animato. Guarda com'è carino! Esatto! Wow. È davvero bellissimo! Yay. Proprio come la presidente ricca! E anche i giornalisti hanno apprezzato l'idea! Sarà un successo! Ora l'intero paese voterà per Kylie! Alex non è entusiasta! La sua avversaria principale è un passo avanti! Dove può trovare i soldi per un manifesto animato il presidente povero? Oh, quelli sono... Pranker e Hardy Win! Oh, sono così carini! Aspetta un attimo, ho un'idea! Prendiamo un po' di pittura e diamo inizio alla trasformazione! Serve un trucco fantastico! Poi trasferiamo questa bellezza sul manifesto! Dovrebbe funzionare! Ottimo! Non resta che sistemarlo un po'! I manifesti saranno in tutta la città! Votate per il presidente povero! Non servono poster animati! Il presidente deve essere umile! Attenzione! Siamo in diretta! Questa candidata presidenziale sta pulendo le strade! Guardatela! È coraggiosa! È premurosa! Votate per la presidente ricca! Ma sono solo parole? Chi l'avrebbe mai detto? E taglia! Il pubblico ha visto troppo! E per oggi è tutto! A presto! Chi siete? Chi vi ha dato il permesso di pulire il mio giardino? Era un disastro! Ma con le telecamere in giro è meglio comportarsi bene! Rimettiti in sesto, Alex! Finalmente la tua prima intervista! Conquistare gli elettori è costoso. Quanto uno smartphone nuovo di zecca. Yeah. Il mio telefono per il tuo voto. Prendete.
qualcuno in città potrebbe davvero aver bisogno di un telefono nuovo. Il vecchio non fa più il suo lavoro. Wow, iPhone gratis? Basta non farsi riconoscere. Ciao, sono il tuo più grande fan. Oh, merci! Non è stato difficile. Vorrei che avessimo più presidenti ricchi in questo paese. Vediamo cosa ha fatto Kylie. Wow, brillante, scintillante. È un'opera d'arte. A cosa serve questo? Non voglio Kylie come salvaschermo. Ma va bene, posso passarci sopra. Ciao! Anche Alex sa come conquistare gli elettori. Con il cibo! Avvicinatevi! Hot dog gratis dal presidente povero! Ci sono tante persone affamate in questa città. Oh no, ho finito i würstel. Ok, improvvisiamo. Userà solo la salsa. Votate per Alex! Buon appetito! Un hot dog senza würstel? Non esiste! Sfortunatamente, l'evento è fallito. Vuoi anche tu un hot dog, ragazzina? Ma i piatti sono vuoti. Non posso lasciare affamata questa ragazzina. Che ne dici di un po' di salsa? Buon appetito! Vota per me! Il futuro presidente deve essere gentile e generoso. E Kylie non può ignorare la cosa. Povero ragazzo, lascia che ti aiuti. Sono abbastanza? Spero possano esserti d'aiuto. Che regalo! Con una presidente ricca, questo senza tetto può diventare il re del vicolo. Vuoi passare? Paga! Cosa fai? È così che usi il mio aiuto! Per i ricchi fare shopping non è facile. Ci sono troppi soldi nella borsa. Sono stanca di portare questa cosa pesante. Alla presidente ricca basta una telefonata per risolvere tutti i suoi problemi. Paghi, signorina? Sì, sì, solo un secondo. Ecco i soldi. La mia carta gold. Wow! Fatto! Fare shopping ora è molto più comodo. Anche al presidente povero piace fare shopping. Prendo una bibita, per favore. Sono il tuo futuro presidente. Questa volta non ha funzionato. Pensi di pagare? Se è così, signorina, ecco i soldi. Cos'è? What? Non è una vera moneta. Non ancora. Ma quando sarò presidente, avremo delle nuove banconote e monete, come questa. Come dici tu, signor presidente? Ecco la tua bibita. È di carta? Proprio come i tuoi soldi. Fattene una ragione, signor presidente. Finalmente è il giorno delle elezioni. La presidente ricca sta raccogliendo i voti d'oro. Ma il candidato povero non sta andando molto bene. Oh, almeno un voto! Non funziona. Dobbiamo coinvolgere gli elettori. La presidente ricca non ha nulla di cui preoccuparsi. I voti continuano ad arrivare. Stiamo per scoprire chi vincerà. Alex ha un gadget super stravagante per raccogliere voti. Le cose stanno andando bene. Votate per il presidente povero! Ora c'è speranza per un futuro migliore per il paese. È ora di contare i voti. Kylie ha tanti voti quanto banconote. Alex, invece, ha solo carta straccia. Questi voti possono essere buttati via. Oh, non avrei dovuto usare il distruggi documenti. Siamo pronti? Siamo in diretta. La cerimonia presidenziale. La signorina Kylie riceve le chiavi della città. È ricca, bella e affascinante. La presidente ricca sta bene con l'oro. Il candidato povero, invece, è stato eliminato. Alex non sarà in grado di incollare i voti. Meglio non fare pasticci con il distruggi documenti. Qualcuno porti gli intrusi giù dal palco. Il presidente povero ci riproverà la prossima volta.
Ti è piaciuto il nostro video sulle elezioni? Chi voteresti? La ricca Kylie o il povero Alex? Diccelo nei commenti! E non dimenticare di mettere like a questo video, di iscriverti al nostro canale e di cliccare sulla campanella. Non perderti video sui diversi stili di vita di Trum Trum Wow!